Buongiorno ragazzi, oggi vorrei rispondere a questo cicchecciac o zunzummino, non so cos'è di preciso. Caro paraboard, paraboat, come ti chiami tu? Ti assicuro che io non sto facendo la cresta a nessuno, perché ci ha già pensato un'altra persona a fare la cresta al grande maestro. Io sto facendo questi video perché lui ha mandato degli audio al manager. Dopo aver cambiato scheda, dicendo che io lo stavo importunando quando il suo numero non ce l'avevo, e l'ho già detto in un altro video precedente. Quindi, se c'è una persona che deve vergognarsi, quella non sono io. Dovrebbe essere sicuramente lui e anche te come commentatore a vergognarti, perché fare la cresta su cosa? Guarda, voglio essere breve, non voglio essere ripetitivo. Ti voglio ricordare solo un particolare e poi continuo a pensare del maestro quello che vuoi, puoi adorarlo, puoi fare ciò che vuoi. Però a me non mi puoi giudicare per un semplice motivo, perché non mi conosci, non hai avuto questo piacere. Te la ricordi la buon'anima di Pizzo? Pizzo era una brava persona, purtroppo ha scelto di fare quella vita, era un senzatetto, però era una persona buona, che non dava mai fastidio a nessuno. Il grande maestro aveva la capacità di andare a sfruttare anche quei brick di vino che Pizzo beveva davanti al Famila, e ho avuto anche modo di parlarci con Pizzo in una videochiamata. E ti garantisco che era una persona estremamente educata, però non entro in merito nella sua scelta di vita. Magari se qualcuno gli avesse dato una mano, forse oggi era qui con noi. La rottura con l'altro canale avvenne proprio perché lui vedeva come rivale questa persona, Pizzo. Perché era molto ben visto, cioè li volevano bene, perché vedevano che sì, era una persona disagiata, ma allo stesso tempo era una buona persona, nei suoi occhi si vedeva tanta sofferenza, dove credo che nessuno di noi sappia realmente quale sia stato il motivo che l'ha spinto a condurre questa vita. Comunque, a prescindere questo, nel momento in cui lui chiuse con il canale, nelle live, se ricordate bene, e cercate di ricordarlo, le parole brutte che le diceva Pizzo. Lo fece nero in tutti i modi, in tutte le forme. Poi arrivò la notizia che purtroppo fu trovato senza vita questo barbone per strada, quindi si seppe della morte di Pizzo, e lui finse con un video. Ci fu questo video che mi fece a dir poco schifo, quando lui fece finta di inchinarsi e fece la preghiera di che? Fingendo così che era dispiaciuto, mentre il giorno precedente, fino al giorno prima, l'aveva fatto nero. Allora, tu non hai capito una cosa di questo grande maestro che tu adori tantissimo: lui non ha mai rivali, lui crede di essere il numero uno. Se mai dovesse esserci al suo fianco una persona che viene adorata e apprezzata più di lui, lui non l'accetterà mai, perché lui è la stella del sorriso, insieme a commentatori come te. Anche tu sei una stella del sorriso, secondo me. Metterei da parte tutte le brutte cose che ha detto a tanta altra gente, parolacce, minacce, di svariata natura, ma quella scena di quel video, di una finta sofferenza dinanzi alla morte di questa povera persona, è stato il top che mi ha fatto davvero schifare questa persona. Quindi trascurerei tutto il resto, ma mi concentrerei solamente su questo evento, che può bastare. Ti auguro una buona giornata e gustatevi questo video. Amici, buonasera. Sempre da Pescello, giustamente. Ora, se volevate, non diciamo il dessert, perché il dessert è quello che ho fatto prima, Kinder Pingui. Ora ci mangiamo qualcosa di diverso. Fichi d'India. Fichi d'India, fichi d'India. Fichi d'India, sa, le fichi d'India. Io li chiamo in dialetto le fichi d'India. Ecco qua, beh, sangue sangue, come a quando tengo le mie stazioni, crudo e mangiato. Buono. Io ho un amico mio che mi chiama e dice:
Vieni a casa mia da un po' di pulizia nel giardino, ma non la pulizia di quasi qua, di fighetini, che allora non se ne mangia, sono un mongoloide. Ali crud e mangiata lei. Buono. Devo mangiare tre, perché se ne mangio tanti, poi domani ci faccio da qua, ci faccio da qua. Chi non ti faccio anche a che? Questo è giallo, color pizza. Ali crud e sta mangiata lei. Già mangiato. E giustamente ci facciamo un altro bicchiere di chiappa. Bello. Un saluto, una felice notte a tutti quanti, vi voglio bene. Buon venerdì sempre a tutti quanti. E non litigate mai con nessuno. Vi voglio bene da Romolo crudo e cotto mangiato. Buonanotte a tutti. Thank you.